All'inizio di questa celebrazione eucaristica siamo stati invitati dal salmista, Salmo 17, versetto, che dobbiamo assecondare Gesù perché si compia in noi l'opera del bene, l'ultima parola del Vangelo, la prima parola di riflessione nella Messa. Inizio, termine. Noi ringraziamo all'inizio Dio perché è stato buono con noi. Ha preso il largo, ci ha portati con sé sulla barca che è nostra e per fortuna può ospitare Lui, perché è Lui che ci porta al largo dalla mentalità degli uomini, dei sentimenti perversi, di tanti che sposano la causa del male. È Lui che fa uscire il sole. Tutta la notte senza di Lui si lavora, ma non si prende nulla. Quando andiamo insieme con Lui al largo, gettiamo le reti, e la pesca è sovrabbondante. Riflessione sapiente, perché una volta viviamo, non pensate che arrivati a 100 anni poi ricominciate da capo. No, no, se ne parla. E allora, quando il Signore ci manda, quando il Signore viene, e bisogna operare. L'opera del Signore, così è detto nella Scrittura. Sembra strano, perché noi siamo così impastati di materia, di malattie, di preoccupazione, di stanchezza, di risentimenti contro le ingiustizie e le violenze degli uomini, che non sembriamo più fatti per un'altra vita. Andate a domandare a Caino, che ha levato il braccio, che sta facendo cumuli di cadaveri, se si preoccupa dell'altra vita, di prendere il largo. Ecco allora, e avviciniamoci alla parola di Gesù, perché dice il Signore: se uno è cieco e si affida alla guida di un altro che è cieco, vanno tutti e due nella fossa. Non è possibile allora affidarsi ai ciechi per camminare. No, la cecità è una disgrazia, è una menomazione. La luce è la vista. La luce che viene, la vista che noi abbiamo, ci rendono possibile non cadere nella fossa. Cos'è il peccato? È la fossa. E perché lo commettiamo se ci porta alla fossa? Perché c'è un pungiglione. Dice San Paolo, ci ha punti, ci ha avvelenati e ci ha uccisi. E noi non possiamo fare niente per uscire da quella morte. Dio Padre ci ha mandato il Figlio. E allora quella che era la nostra sconfitta, la morte, viene sconfitta.
La vittoria si chiama Gesù e la nostra vittoria si chiama risurrezione con Gesù. Noi viviamo non per morire, ma per risorgere. Allora vale la pena, sì, qualunque sacrificio, qualunque umiliazione, vale la pena sopportare anche la violenza senza rispondere con la violenza. Dice Gesù che lui, maestro, ha seguito questa regola. E ogni discepolo non può fare di meglio, non può superare il maestro, va a cercare un'altra regola, un'altra verità, un'altra vittoria. È quella di Cristo. La legge dell'amore, la vittoria sul peccato e la vita eterna con la risurrezione. San Paolo, quando riflette così, dice: noi, con questo corpo mortale, risorgeremo. E il corpo mortale sarà rivestito di immortalità. Il corpo corruttibile sarà rivestito di incorruttibilità. Vi interessa cosa saremo dopo la morte? Sì. Vi interessa sapere cosa saremo dopo la risurrezione? Ah, avete paura? Questa è la realtà. Noi stiamo meditando questa verità eterna e ci consoliamo perché, meditando, io ho la sensazione di stare in carcere. Non posso scappare da questo corpo. Non posso saltare la morte. Non posso arrivare in paradiso senza Gesù. E allora, visto che il Signore ce l'ha mandato, il Figlio, e la vittoria è già nelle nostre mani, e non ce la facciamo sfuggire. Vale la pena, vale la pena. Ieri sera con quel tempaccio, un'ora d'adorazione. Vale la pena. Una giornata di tragedia in cui si accumulano cadaveri che noi diciamo il Padre nostro per tutti. Ecco l'umanità. Noi siamo illebrositi dalla malizia e invece dobbiamo essere purificati per risorgere alla vera vita, perché la vera vita è fatta non di sudore, non di paura, ma di contemplazione e di beatitudine. Io vorrei, ma direi al Signore, 3 minuti, da solo 3 minuti, portameli tutti in paradiso, fa vedere come si sta, cosa succede, poi riportameli tutti qua. Allora forse sarebbe più chiaro quello che stiamo dicendo. E magari, ma sì, non 3 minuti, un'eternità. E Gesù continua. Tu vuoi dare una lezione al tuo prossimo e perché ti sembra inzuppato di difetti e di ignoranza? E allora che fai? Lo chiami, fratello, vieni, che ti voglio togliere la pagliuzza che c'hai davanti all'occhio, quello ti disturba. E dice Gesù: ma guarda che strano, questo qui c'ha una trave davanti agli occhi e si preoccupa della pagliuzza che sta davanti all'occhio di quell'altro. Che significa? Che ci vuole insegnare Gesù? Tu prima di fare l'esame di coscienza di Giovanni, Pasquale, Francesco, Maria, fai l'esame di coscienza tu. Vedi a che punto sei tu nei confronti
del Signore, dello Spirito Santo, maestro della verità. Vedi un po', se hai fatto tutte le cose per bene, se ti sei attardata a perdere tempo in un modo o nell'altro, se ti sei scoraggiata di fronte alle assurdità e alle violenze, se hai, non sei stata capace o no di dare la risposta al tuo intelletto, tu col tuo spirito, per dire dov'è la verità e dove ti trovi tu, se sei arrivata alla verità o sei lontano. Se sei capace di amare chi ti odia, o invece fai come la rotaia della ferrovia, stai là, stanno assieme, il treno cammina perché stanno là, però non si incontrano mai. Questo è importante, incontrarsi con Gesù, perché poi saremo capaci di incontrare gli altri, di togliere la pagliuzza, di togliere le travi, di farci amici veri nel nome di Dio. Ma sapete una cosa? Io ho l'impressione, in gran parte giustificata, che in ogni famiglia ci sta un medico, un avvocato, un delinquente e un santo. E stanno tutti assieme. E devono vivere là. E come si fa? Se ognuno difende la propria posizione, rimarranno sempre tali. Se invece l'uno incomincia a volere bene all'altro, ma sul serio, sul serio, allora le cose cambiano. Entra lo Spirito Santo nella casa. Il prete viene o no a benedire, ma la benedizione di Dio ce l'avete. Come no? Io non verrò a casa vostra oggi, ma voi siete venuti qui, come me, alla casa di Dio. E allora tutti noi saremo tutti insieme in tutte le famiglie. Adesso è difficile forse capire. Voi dovreste avere la mentalità sacerdotale per capire che il sacerdote ha la missione di arrivare in ogni famiglia, ad ogni persona, e questa è la missione speciale. Se voi vi unite a questa missione, capite quello che ho detto. E allora tutto può diventare bello, piacevole, santo, tutto si supera. Superiamo le malattie, le incomprensioni, le pene che spesso dal nostro intorno, dal contorno, si fioccano dentro. Allora, via la trave e saremo capaci di togliere la pagliuzza. Poi dice Gesù, terzo discorso, l'albero buono dai frutti buoni, l'albero cattivo è dai frutti cattivi, non può essere il contrario. Andrete magari oggi a cogliere i fichi dai rovi? Avete una siepe piena di spine, vado a cogliere i fichi, vado a raccogliere l'uva dalle spine, no. E allora togliamo le spine, trasformiamo i rovi in alberi fruttiferi e questo ci renderà possibile raccogliere frutti squisiti da tutte le circostanze della vita. Questo è il Vangelo. La parola di Paolo ve l'ho anticipata. Il Siracide che cosa ci ha detto? Ha detto: non fate l'elogio di quello e di quell'altro, prima fatelo parlare. Quando avrà parlato, potete dire se dentro quello ha i frutti o no. Dalle parole
Le parole sono la prova di ciò che l'uomo porta dentro. Insomma, sarebbe a dire: come dici, sei. Quello che dici ti rivela. E se tu dici le bugie, ti rivela che sei un bugiardo. E se tu dici la verità, ti rivela che tu dentro sei sincero. Allora il Siracide saggiamente ci invita ad esaminare bene anche le parole. Perché noi ci teniamo a dire parola di Dio? Perché questa parola è purezza, luce, forza, santità e potenza, come Dio stesso. La parola non smentisce Dio. Parola di Cristo. E beh, la vita di Gesù, e capiamo che tutto quello che Lui ci sta insegnando corrisponde a ciò che Egli ha fatto. E allora Cristo e la sua parola si identificano. Dio e la sua rivelazione si identificano. Così dobbiamo essere noi. Ciò che ci è stato insegnato deve diventare, si deve impastare con la nostra vita. Non è che noi facciamo un passo, ci fermiamo, ci chiediamo: cosa devo fare adesso? Che mi dice Gesù? Allora non faremo mai più niente, staremo fermi come le statue. Dentro è il laboratorio dell'intelletto, del cuore, dello spirito, ci mettono in condizione di agire immediatamente. Direi che mentre il corpo fa a passi, lo spirito invece vola. E arriviamo, arriviamo. Che pena oggi, che pena per tutti voi, che gli uomini smentiscano questa preziosa verità e la santità che Gesù è venuto a insegnarci e anche, direi, a donarci, perché i doni dello Spirito Santo ci rendono santi. È vero, la Bibbia dice: siate santi perché io sono santo, lo dice Dio Padre e lo dice anche Gesù. Dice Gesù: seguì, camminate, prendete la croce come ho fatto io. La Madonna è la donna del sì alla volontà di Dio. I santi perciò sono gloriosi, sono beati, perché hanno risposto sì e sono stati coerenti con le parole e con i fatti. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio,
con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Portiamo nel cuore tante pene, apriamo il cuore a Dio e invochiamolo con fiducia. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, il Signore le doni guide sagge e sapienti ed effonda su tutti i Suoi figli l'abbondanza della Sua misericordia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro Paese e per i Suoi governanti, il Signore li aiuti a promuovere il bene comune e la pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i lavoratori della terra, il tempo sia loro favorevole e le fatiche si traducano in frutti abbondanti e in benessere per le loro famiglie. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi e per la nostra comunità, l'ascolto della parola e la mensa dell'Eucarestia ravvivino la nostra adesione a Cristo e ci rendano disponibili all'accoglienza e al perdono. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesù, rendi la nostra vita un segno della Tua verità, della Tua pace e del Tuo amore. Gesù, rendi la nostra vita un segno della Tua verità, della Tua pace e del Tuo amore. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.